Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Positive IBD. Io sono Domenico e soffro di colite ulcerosa. In questo video ragazzi vi parlerò dell'aspetto psicologico con questa malattia, almeno della mia esperienza e quindi anche della crescita personale. Ma prima di iniziare il video ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare aggiornati su tutti i video che pubblico, così non ne perderete nemmeno uno, ed inoltre di iscrivervi a tutti i miei social che trovate qui sotto in descrizione. Ok, allora partiamo prima di tutto col vedere il perché l'aspetto psicologico è importante. In generale è importante perché se uno ha un buon aspetto psicologico, quindi si sente bene psicologicamente, riesce a fare meglio tutto, riesce ad allenarsi meglio, riesce a fare meglio tutte le attività della giornata e in generale è più motivato a fare bene ciò che fa, quindi a raggiungere degli obiettivi, eccetera. Perché io ho iniziato a voler migliorare dal punto di vista psicologico, quindi ad avere, diciamo, sempre un percorso di crescita personale. Tutto è iniziato perché nel periodo in cui stavo facendo Infliximab c'è stato un brutto periodo. Anzi, se non avete visto il video in cui parlo della mia esperienza con Infliximab, vi invito a guardarlo, lo trovate qui sopra a sinistra. Durante quel periodo, non dovuto al perché facevo Infliximab o direttamente alla malattia, questo non lo so se è dovuto direttamente alla malattia, magari ci sono state anche altre concomitanze di situazioni, però c'è stato un periodo un po' brutto, scuro, triste della mia vita, chiamiamolo come vi pare o chiamatelo come vi pare, in cui praticamente non facevo quasi nulla, non volevo fare niente, non ero motivato, non avevo obiettivi. Possiamo dire che ero più o meno depresso, probabilmente una semidepressione, questo non lo so. Però praticamente non volevo fare niente, mi sforzavo soltanto di allenarmi. Mi allenavo, mangiavo e poi stavo tutti i giorni, diciamo, sul letto, magari a guardare film, a Netflix, a perdere tempo, ma mi ricordo che non facevo nulla di produttivo. Ad esempio non studiavo, io stavo all'università, ma studiavo pochissimo e infatti questo poi mi ha portato a prendere una laurea triennale in 7 anni. Ovviamente l'importante poi è non arrendersi e arrivare comunque all'obiettivo, se c'è un obiettivo, da questo periodo nero è da qui che è partito tutto, perché era arrivato a un punto che magari era veramente esagerato tutto quello che stava succedendo e quindi anche con dei consigli dall'esterno, quindi da parte della famiglia, da parte degli amici, sono andato, diciamo, da uno specialista, da un professionista. Quindi sono andato da una psicologa e praticamente ho passato 6-7 mesi ad andare lì ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Infatti consiglio a tutti, se potete, se siete in un periodo difficile, di non aver paura di andare, perché ragazzi è bellissimo. Anzi, se avessi soldi, quando guadagnerò, adesso non lavoro, però se avrò dei soldi magari ogni tanto ci vado anche per delle scemenze. Infatti poi sono andato per poco tempo, 6-7 mesi, non era qualcosa di gravissimo, si è ridotto subito e poi da lì che è iniziato tutto il mio percorso di crescita personale e che continua tutt'oggi. Infatti è proprio come se fosse cambiato il mio atteggiamento verso la vita. Adesso è più attivo il mio atteggiamento, è più propositivo, quindi riesco sia ad avere degli obiettivi a breve termine e sia ad essere, diciamo, motivato nel fare nuove cose. Non ho degli obiettivi a lungo termine, questo perché non so bene cosa vorrò fare in futuro, eccetera. Mi lascio aperte tante possibilità. Però questo lasciarmi aperte diverse possibilità, il fatto che non sapevo bene, non so bene cosa fare, cosa vorrò fare, diciamo, in futuro, questo prima mi bloccava un po' nella vita. Adesso so che posso darmi degli obiettivi a breve termine per intraprendere una direzione e poi lasciarmi aperte tante strade in modo tale appunto da essere produttivo e fare qualcosa durante il giorno. Quindi oltre all'aspetto psicologico, l'aspetto della crescita personale poi si va a concretizzare in tutto quello che faccio, quindi abbiamo detto negli scorsi video, che se non avete visto vi metto qui in progressione, dell'allenamento, c'è questo fattore della costanza, questo fattore di impegnarsi, nel dover fare sempre di più, nel porsi degli obiettivi e quindi conosci meglio te stesso e il tuo corpo. Nella nutrizione, vi lascio il video qui se non l'avete visto, nell'alimentazione, quindi anche qui c'è questo fattore della costanza, nel capire meglio il tuo corpo, vedere anche il tuo corpo che si trasforma con l'alimentazione e capire anche quali sono gli alimenti giusti da mangiare, quindi nello scoprire sempre nuove cose, nuove ricette, eccetera, quindi è sempre un percorso nuovo. E poi come si fa ad avere una crescita personale? Allenando anche il cervello, perché noi non abbiamo soltanto il fisico ma abbiamo anche un cervello e bisogna allenarlo. Nel mio caso, siccome sto ancora studiando, lo riesco a tenere allenato studiando o anche facendo questi video, perché è sempre un allenamento per il cervello.
ma si può allenare anche in maniere un po' più semplici, un po' più rilassate, ad esempio leggendo un libro, leggere fa sempre benissimo, oppure facendo la settimana enigmistica. Quindi quello che è più importante poi nella crescita personale è proprio l'atteggiamento, questo essere propositivo, diciamo, nella vita, ad avere obiettivi, riuscire a darsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Non sempre si raggiungono, però uno ci prova a raggiungerli. Ad esempio, anche facendo questo progetto, pure una delle cose che mi piace fare è la ricerca. Infatti, per esempio, una delle ipotetiche professioni che vorrei fare in futuro è il ricercatore. Non è detto che ci riuscirò ad arrivare o che farò proprio quello, però nella direzione che ho preso con i miei studi potrò fare anche il ricercatore. E proprio nel fare le ricerche, perché mi piace anche sul web eccetera, ho trovato un modo per avere delle informazioni più approfondite o migliori, possiamo dire, di quelle che si trovano facilmente sul web. Ho trovato un modo per avere delle informazioni più approfondite, e di questo ve ne parlerò nel prossimo video. Vi insegnerò a trovare delle informazioni, che poi sono quelle informazioni a cui hanno accesso anche i medici. Ovviamente non possono andare a sostituire le informazioni di un medico, perché un dottore ha fatto un percorso di studio di 5, 7 anni, 8 anni, in più è appassionato magari all'argomento, però possiamo andare a leggere queste informazioni relative soltanto alla nostra malattia in modo tale da capirne meglio, e vi insegnerò nel prossimo video a trovarle. Detto questo, ragazzi, prima di concludere, se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di passare da tutti i social che trovate in descrizione, ed inoltre se volete sostenermi, sostenere il progetto, sostenere questo canale, potete farlo donando al link qui sotto in descrizione. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, quindi un saluto da Domenico.